La mostra Arthur Schnabel e la sua famiglia, storie di musicisti in Tremezzina, Lago di Como, nasce dalla volontà del Comune di Tremezzina di indagare, di riportare all'attenzione della collettività la storia di una famiglia di musicisti che arriveranno sul Lago di Como nel 1933. Grazie alla collaborazione con l'associazione Ars Eterna, con la Schnabel Music Foundation, con collezioni private e grazie anche al contributo di ricerche in archivi storici italiani, in particolare l'archivio storico di Tremezzina, l'archivio di Stato di Como, il Fondo Egeli Intesa San Paolo di Milano, si è potuto riscoprire l'insieme e la storia della vicenda umana di questa famiglia, in particolare nel periodo 1933-1938. Questo approfondimento storico ci ha consentito di portare alla luce dei documenti inediti, mai visti, e abbiamo così avuto la possibilità di ricostruire, come in un puzzle, la storia della famiglia. La mostra, attraverso la conoscenza dei fatti, così come li abbiamo potuti rintracciare nei documenti storici dei vari archivi, ci ha consentito di riportare alla luce una memoria che diventa collettiva nel momento in cui oggi il territorio prende coscienza del proprio passato. Condividere la memoria collettiva e alimentare la memoria collettiva è importante per non dimenticare, per rendersi conto del valore, di cosa significa conoscere il proprio passato. Come ha più volte citato e affermato Liliana Segre, la memoria può diventare un vaccino contro l'indifferenza. Tanti mi chiedono come ti senti come parte di una famiglia di quel genere, con così tante persone che hanno veramente fatto qualcosa di speciale nel mondo della musica, nel mondo del teatro. E la mia risposta è sempre che era la mia famiglia, era normale per me. Nel nostro caso, fino a che è diventato molto anziano mio papà, non abbiamo mai pensato a chi avrebbe preso la responsabilità per i musicisti della famiglia. E lentamente in quel tempo ho dovuto accettare che sono una Schnabel. Il 1932 è un anno importante perché è l'inizio della storia della famiglia Schnabel in Tremezzina. Teresa e Arthur sono in vacanza in Pontresina e vengono invitati da un'amica, Lili, per cui si recano da Lili e visitano anche la Tremezzina, di cui rimangono innamorati da subito. Decidono subito dall'anno seguente, in realtà, di trasferire la loro residenza nei mesi estivi in Tremezzina. E allora hanno affittato la casa, la Villa Ginetta, sopra il Grand Hotel Tremezzo, insomma, per viverci. E durante le estati Arthur Schnabel, Therese Schnabel, che era stata una cantante famosa, e Karl Ulrich Schnabel e anche il violinista Simon Goldberg davano lezioni a studenti che venivano praticamente da tutto il mondo. Per cui il gruppo in totale arriva alcuni anni addirittura a contare le 40 persone, tutti musicisti o cantanti, per cui si può immaginare che la Tremezzina probabilmente non aveva angolo, finestra, vicolo dove non ci fosse un qualche tipo di melodia.
per cui l'atmosfera doveva essere veramente speciale. La coppia si trasferisce tra l'altro qui non da soli ma con l'intera famiglia, per cui anche coi figli, con Ruli e Stefan, con la loro governante Erta. Sono rimasti residenti fino al 38, volevano tornare nel 39, ma poi la situazione con Hitler e le cose che sono successe in Italia sono peggiorate in un modo che è diventato pericoloso anche per loro. C'era una grande insicurezza, non erano sicuri di quello che succedeva, e alla fine Hertha è rimasta perché era chiaro che non potevano tornare. Dopo poco Hertha si rende conto che la situazione si sta sempre più aggravando e i beni stessi, essendo proprietà di una famiglia ebrea, sono a rischio. Per questo chiede aiuto a un amico locale, Carluccio De Vignani, per portare di fatto tutto quanto è della famiglia attraverso il lago a Marnio, un paese sopra Bellano, dove i De Vignani hanno una casa. Hanno deciso di creare dei documenti falsi che dicevano che queste cose andavano in Svizzera. Hanno messo tutto sulle barche e sono andati verso Como, e era di notte o al mattino presto, non si sa, e poi hanno girato quando nessuno guardava e sono ritornati, sono andati a Bellano, c'erano dei camion dove hanno messo tutto, ma era tutto segreto, nessuno sapeva nel paese cosa succedeva. Hanno portato tutto nella casa dei Vignani. E i De Vignani avevano già un muratore pronto che era molto, non parlava con nessuno, ci si poteva fidare. Era un certo Tagliaferri Battista di Pagnone. Lui era molto bravo nel lavorare la pietra, per lavorare i sassi, abituato a tacere, non a parlare. Nessuno sapeva. Probabilmente sono arrivati nel 40, nel 41, quando hanno aggiunto quel corpo lì avanzato di muro, ma c'era niente nella cantina. Guardando dalla finestra non si vedeva niente, si vedeva il pavimento liscio. Lui, il signor Egidio, non si è mai esposto, però il figlio Carluccio era nel Comitato di Liberazione Nazionale della zona del 45, era un responsabile, penso, dei partigiani della zona, lui che era uno dei pochi laureati che c'era in paese. Penso che abbiano fatto più del dovuto, ecco, perché lui, tanto lui, Desidio, quanto la signora Carolina, erano persone di buon cuore. I beni vengono suddivisi in realtà all'interno della villa. Parte viene mischiato all'arredo, parte viene nascosto dietro a un muro che viene costruito appositamente in cantina, per nascondere appunto i beni degli Schnabel, e un'altra parte invece viene portata in una cascina nei boschi sopra Marnio. Verso la fine della guerra, a quanto pare, le autorità hanno sentito che c'erano queste cose, ma credo che prima che loro potessero ritirare tutto era finita la guerra. È un miracolo che quelle cose sono salvate. I manoscritti, le composizioni di Arthur Schnabel, è stato salvato tutto. Noi siamo estremamente riconoscenti a Marnio e alla famiglia De Vignani. Ho appena visto una lettera del consolato americano di Milano del 1945, cioè proprio quando è finita la guerra, ai miei nonni, che avvisavano che i loro beni erano tutti salvi. Poi si sono messi in contatto, questo lo so, hanno parlato, si sono fatti mandare la musica in America perché serviva molto velocemente. Penso che abbiano tenuto i mobili ancora, perché i miei genitori non erano sicuri se rimanevano ancora, non era
fondo era dopo la guerra e chi sapeva cosa succedeva. E quando è morto il nonno e la nonna è venuta a abitare alla Villa del Sorriso, ha fatto mandare tutti i mobili e tutto quello che c'era ancora a Marnio alla Villa del Sorriso. E lei ha abitato con tutte queste cose, aveva i suoi quadri, i suoi mobili, i suoi libri e tutto. Terese resta nella Villa del Sorriso fino al 59, al suo fianco c'è Erta, muore nel 59 e a quel punto in realtà la villa diventa la casa del suo figlio minore, di Stefan, che si trasferisce anche lui in Tremezzina con la moglie e coi due figli, mio padre Peter e mio zio David. La mamma aveva fatto costruire questa casa nell'inverno, fu costruita nell'inverno 62-63. La famiglia si trasferì qui a Rogoro nella primavera del 1963 dalla Villa Bel Sorriso di Volesio. Fu a Herta a portarla su. Herta la portava sempre a passeggiare. Mamma amava fare i picnic. Abbiamo fatto tanti di quei picnic nei posti più che oggi ci sono case. Quando mamma presentò la casa a papà, lui esclamò, beh, ho un posto dove andare in pensione, dove andare a morire, un posto bellissimo, quando sarò anziano. Quando nacque Carlotta, decisero definitivamente di trasferirsi qui di nuovo a Tremezzo. Io sono il primo membro della famiglia Schnabel che in realtà nasce in Italia. Per me la Tremezzina di nuovo ha un significato molto speciale e credo in fondo che il fatto che io oggi sia qui, che la mia famiglia sia qui, che la nostra casa sia questa, sia in sé in parte l'avverarsi del desiderio di Arthur, che per tutta la propria vita dopo che aveva scoperto la Tremezzina desiderava stabilirsi qua. Non ha potuto farlo per vari motivi, per la guerra, la carriera lo portava a viaggiare molto, ma credo che sia veramente incredibile che a distanza quasi di un secolo la famiglia è restata e è qui tuttora e ci starà.